Consiglierei a tutti la scuola, accompagnato a una passione che deve essere innata in ognuno, su quello non si può avere il controllo, sicuramente può portare ad avere grandi risultati. Io sono sempre stato super soddisfatto sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista poi concreto nelle competenze. Abbiamo deciso anni fa di costruire questo nuovo corso per creare una figura innovativa che si trova a metà strada tra la parte creativa e la parte tecnica. Quindi in realtà è un designer tecnico quello che effettivamente cerchiamo di formare. Si aggiunge in realtà un aspetto tecnico alla pura parte creativa. Il corso 3D Design dà la possibilità di imparare a utilizzare gli strumenti digitali per il design della tomaia e per il design del fondo delle scarpe, quindi delle suole e dei tacchi. Si rivolge a tutti, sia che sia le prime armi, sia che abbia già dell'esperienza digitale. Il corso dura 4 settimane, 2 settimane per il design della suola e 2 settimane per il design della tomaia. E questo corso è reso totalmente online, quindi abbiamo dovuto in realtà cambiare la didattica e trasformare ogni singola lezione e la spiegazione dei modelli sia di tomaia che di suola con dei mini video che durano dai 2 ai 3 minuti. Sono Davide Manca, ho 28 anni, sono di Milano. Ho frequentato Orsutoria la prima volta un paio di anni fa, frequentando il corso di design, Future Collection Design. E sono tornato quest'anno per frequentare il corso di 3D Design. Ho avuto la fortuna di essere fra i primi ad essere provare questa nuova esperienza di frequentare il corso in modalità remota, ovvero io lavoravo appunto da casa collegato direttamente col computer della scuola tramite il mio computer, seguendo delle video lezioni, lavoravo direttamente sui software che erano sui software in remoto con il computer della scuola. È stato sicuramente molto utile perché appunto alternata alla video lezione avevamo costantemente ogni settimana 2 revisioni in cui avevamo un confronto diretto in videochiamata solitamente con l'insegnante. La revisione funziona in questo modo: contrariamente alle video lezioni, la revisione è una revisione fatta via webinar. C'è un calendario che viene stabilito di comune accordo tra istruttori e allievi e la revisione dura dai 30 ai 45 minuti. Ci si collega via Teams e ci si parla direttamente, quindi lo studente ha la possibilità innanzitutto di chiedere spiegazioni ulteriori e l'istruttore deve di nuovo rispiegare o scendere più nei dettagli su determinati processi o dubbi che lo studente ha avuto, ma è una cosa che viene fatta in diretta. La possibilità di scaricarsi il video innanzitutto dà allo studente l'opportunità di concentrarsi meglio, di lavorare in un ambiente probabilmente più familiare, potrebbe lavorare da casa o dall'ufficio, di qualunque altra situazione. Non ci sono limiti di orario, quindi possono lavorare 24 ore su 24, questo dà la possibilità anche agli stranieri di poter lavorare in base all'orario del loro paese. Il grande vantaggio è che la spiegazione è continua, cioè possono vedere, rivedere quante volte vogliono lo stesso processo in caso non abbiano effettivamente capito determinati passaggi. Questo dà una maggior sicurezza nel lavoro diciamo di esercizi che poi viene assegnato. Lo studente nel giro di veramente pochissimo tempo riesce ad assimilare molto meglio ogni singolo passaggio. Inizialmente è stato molto utile avere delle lezioni registrate che io potevo gestire in maniera autonoma e indipendente, per cui avere questa possibilità di usufruire delle lezioni ogni volta che volevo e più volte ha aiutato sicuramente a fissare
diciamo, le basi dei primi passaggi, dei primi automatismi che si imparano nell'utilizzo di un nuovo software. I due software che abbiamo utilizzato sono stati CAD 3D Plus e Rhinoceros. Sono due software distinti e diciamo che lo scopo del corso era quello di farci apprendere due software distinti che però lavorano parallelamente. iCAD 3D Plus l'abbiamo utilizzato sicuramente maggiormente per la costruzione e la progettazione della tomaia. Per cui tutto quello che riguarda gli aspetti tecnici e di design della tomaia, mentre Rhinoceros, essendo un software che è più direzionato alla progettazione 3D in generale, per progettare tutta quella che è la parte delle suole. Combinati insieme sicuramente danno un risultato di altissimo livello. Gli studenti lavorano in remoto, ma noi istruttori siamo in presenza in aula tutti i giorni della settimana e quindi possiamo vedere effettivamente dalle loro postazioni, come potete vedere in quest'aula, possiamo vedere cosa stanno facendo. Questo serve a noi per capire se lo studente sta procedendo nel processo di apprendimento, possiamo renderci conto effettivamente di eventuali errori che commette molto più di frequenza, con più frequenza. E oltretutto diamo loro la possibilità di poter chiedere dei chiarimenti veloci tramite dei messaggi WhatsApp, in modo tale che non rimangano ovviamente bloccati durante l'esercizio. Il dubbio che ogni studente può avere è questo: ma io imparo veramente a utilizzare questi nuovi sistemi solamente lavorando online? La risposta è sì. Allora, prima di tutto è un corso completamente online con le revisioni via webinar, ma sicuramente almeno 3 ore al giorno bisogna dedicarle a questo tipo di apprendimento. Si impara effettivamente a utilizzare il software alla fine del corso. C'è anche la possibilità di poter usufruire di una licenza, diciamo omaggio, a ogni studente per un tempo totale di 4 mesi alla fine del corso. Quello che ho imparato mi permette di affacciarmi sia su una capacità nuova, sia sul mondo del lavoro con appunto delle competenze molto valide e non tanto diffuse al giorno d'oggi, nonostante la diffusione del digitale nel mondo del design. Il mio sogno più grande è quello di lavorare nell'ambito del design della calzatura, quindi nell'ambito proprio di tutta quella che riguarda l'aspetto estetico della calzatura. Ovvio che con le competenze del 3D si va a inserire tutta una parte di progettazione che al momento, anche confrontandomi con gli insegnanti, so che è molto richiesta. Quindi non escludo sicuramente anche una specializzazione nella parte di progettazione in 3D, a seconda poi delle esperienze che troverò nel mio percorso, da cui andrò incontro nel mio percorso.